Salve a tutti ragazzi e benvenuti nel cinema in questo nuovo video di Assassin's Creed 2. Bene, io adesso in questo video farò un po' di tagli, perché vi farò vedere esattamente le locazioni di tutti quelli che riesco a trovare, così ve li faccio vedere. E quindi ci vediamo fra poco. Uno, a proposito, ci vediamo fra poco sto cazzo, nel senso che siamo qua, vedete, io sono salito sopra questo edificio, vedete, e ho trovato questo appunto scrigno. Quindi io mi dirigo verso il prossimo e vi faccio vedere dov'è. A dopo. Ed ecco il prossimo, ragazzi, siamo esattamente qua. Vi faccio vedere che sto andando a prendere proprio gli altri due, perché ce ne sono altri due. Adesso vediamo un po' di scendere. Scusate, vai, siamo qui dentro. Se mi fa scendere, grazie, molto gentile. E andiamo a prendere quest'altro, ottimo. Sono contento, va. E qui ce ne sono altri due. Poi gli altri ve li faccio vedere a dopo. Ok, siamo qua. Adesso vi faccio vedere esattamente dove. Qua davanti al retrato c'erano delle guardie, le ho uccise. E ci sono due bei scrigni. Spero ce ne sia 301. Ci facciamo un po' di soldi. Diciamo sì. Diamo un po'. 500. Voilà. Come ci faremo i soldi presto? Che compri tutto quanto. E 4,96. Quindi 501 mi sembra 4,96. Sono quasi 1000. Io sono contentissimo. Quindi andiamo al prossimo. Ci vediamo fra poco. Ok, sono esattamente qua perché c'è quel codice e vi faccio vedere dov'è. È dentro questo edificio, vedete che c'è il mercato laggiù e il pagliame qua. Io adesso entro qui dentro, prendiamo il codice, grande così, mi fa piacere. Così anche questa è fatta. Oh, pagina del codice tenuta, grande così. E ci vediamo dopo. Inutili bastardi. Ok, il prossimo siamo qua, esattamente vicino al sarto, vi faccio vedere dove, dentro questa proprietà che si entrava, che c'è anche la scala della gente radunata, dove prendere questa roba qui, e speriamo, ho corrotto un, oh, 500, come vedete ho il cona addosso di questo, come si chiama, banditore d'asta, provato prima di attaccare il video, lo si può corrompere, quindi abbassa l'autorità, quindi insomma ci guardano di meno, e quindi ci vediamo al prossimo pezzo. Ed eccoci qua, siamo esattamente qui vicino alla cupola dove sotto c'è un tesoro, vi faccio vedere anche la mappa così capite, esattamente qua, dopo andiamo a prendere questo tesoro qui, opla, oh, non volevo fare del male, mi spiace tanto, e apriamo questo coso qui, 493, benissimo, ci vediamo fra poco. Ok, siamo qui davanti per prendere un'altra pagina di codice, vi faccio vedere dov'è, esattamente qui. E noi siamo una specie di piazzola, oh, ma c'è anche un coso da prendere. Certo, adesso prendiamo l'altro pezzo di codice, mi abbasso la notorietà, faccio un po' di codice, cioè fare un po' di combattimenti, ma insomma siamo messi bene. Adesso ci vediamo al prossimo. Mamma mia. Sono dal fabbro, volevo vedere che c'è una nuova arma, c'è lo stiletto che mi dà velocità interessante più 3. Vorrei provare a prenderla e vedere un po' che succede. Così a meno munizioni, cosa sono queste? Ah, ecco dove si compravano. Voglio provare a usare lo stiletto per vedere un po' che succede. Grazie, molto gentile. Quindi se noi facciamo il fabbro, vabbè, lo sapete già dov'è. Se noi facciamo così, dovrebbe darci lo stiletto. So che se me lo dicesse sarei molto più felice. Questo cos'è? Va a capire che cazzo è, se questo è quello. Allora, adesso vedo e vi faccio sapere. Benissimo, ho controllato lo stiletto, è la spadina piccola, questa qui che abbiamo utilizzato, che utilizziamo di solito, e l'ho sostituita con quello più veloce. Siamo esattamente qua, vi faccio vedere dove, che vado a prendere il prossimo tesoro, che è qua, esattamente sul questo balcono. Prendiamo un po', ottico. Nasello, nasello, 250, da piano piano ci rifacciamo tutti i soldi, prendiamo sempre equipaggiamento migliore. E quindi adesso siamo qua, poco più distanti da dove eravamo, proprio alle porte delle mura del Troione, e qui dietro questa casetta troviamo effettivamente un altro scrigno. Perfetto, ci vediamo al prossimo. Ok, siamo sempre qua verso le mura per prendere il nostro altro scrigno, che si trova esattamente qua. E vediamo cosa c'è di bello. Buono, 4,97, ottimo, mi stanno facendo piano piano delle spade, della spada presa. Ok, ci troviamo qua, poco più internamente di dove eravamo prima, vi faccio vedere dove si vede il panorama delle mura del castello, e qui sopra, salendo, si troverà questo scrigno. Perfettico, adesso andiamo al prossimo.
Ok, siamo esattamente qui sopra i tetti, faccio vedere dove, dove c'è tutta la via che scorre lì, con questi edifici e questo stronzo che mi segue, e andiamo a prendere qua esattamente questo schigno. Vediamo cosa c'è dentro. Non vedo l'ora di sparpagliare. Ma insomma, c'è anche quello che rompe i marroni. Insomma, adesso gli spacco il culo così. Siamo... Sì, in effetti è più veloce. Molto, molto meglio, vedete? Stiamo spaccando il culo. Gli abbiamo spaccato il culo. E quindi prendiamo questo altro scrigno. Vediamo cosa c'è di bello. 266, va benissimo. Benissimo, siamo all'interno di questo edificio dove c'è anche una scala. E vi faccio vedere esattamente dove siamo. Siamo qua. Quindi è proprio facile, facile. Vediamo, sperando che ci sia meno 500 di quei denari. 500, ottimo. Adesso andiamo al prossimo. E il prossimo è praticamente andando, uscendo da quella porta, si andava fino a questa via. Sono salito e ho preso. E prendiamo l'altro, così faccio vedere anche dov'è. Perfetti, con 240, di meglio di un calcio nelle palle. Siamo esattamente dove eravamo. Prima eravamo qui all'interno di questo edificio qua, questo quadrato, adesso mi fa andare. E adesso siamo qui dentro. Adesso vado a prendere questo e ci vediamo fra te. Benissimo, adesso siamo esattamente qua sui tetti vicino al cupolone. Scendiamo di qua e troviamo un altro schino. Si fa vedere anche la mappa dove si trova. E dovrebbe essere il penultimo, questo 250. Siamo esattamente poco dopo dove eravamo prima, cioè qua. Noi prima eravamo qua, che poi siamo andati qua, che poi siamo andati qua. Adesso dovrei andare a prendere l'ultimo, che non mi ricordo più dove cazzo è. Ah, dovrebbe essere... Anzi, gli ultimi due. Uno qua e uno dopo, a sinistra. E quindi, a dopo. Ok, siamo esattamente qui. Qui sopra, faccio vedere. È molto, molto semplice. Basta andare di qua e scendere un attico, senza ammassarsi. E prendiamo esattamente quest'altro schigno. Oh, ne manca solo uno. Che gioia inalata. Ok, siamo esattamente qua. Adesso vi faccio vedere anche nella mappa per prendere l'ultimo tesoro. Benissimo. E 285, aggiudicati. Abbiamo 8.000, 9.000 qualcosa dovremmo avere. Questo era l'ultimo. Se non ho detto una cacata e non ne saltano fuori altri, possiamo proseguire. E in effetti ce n'è uno qua. E vabbè, andiamo. Ed eccoci, siamo esattamente qua, nell'incrocio del torrione. Andiamo a prendere pure questo... questo scrigno e siamo a posto. Io mi riparerei un attimo nel mercurio, ma sì, ok, c'è la vita. E adesso possiamo tranquillamente, perché quello di correre va a capire, fare la cresta. Dunque, ce ne sono diverse di creste, c'è questa della corsa che è laggiù, ma io andrei a fare quella principale per vedere che cavolo succede. E quindi ci vediamo fra poco. Ed eccoci qua, siamo arrivati, siamo, dobbiamo andare dal tipo, mi sono spaccato le cosce, e vediamo cosa ci dice. Vai, okay. La volpe, ossia siamo dalla volpe! Quella danza diabolica. Quell'idiota. Seguimi. Ma dobbiamo muoverci in fretta, riesci a starmi dietro? Nessun problema. Speriamo, insomma, che su problema qui con tutta la gente che c'è, sbatto dietro manica, c'è un buon ubriacone. E sapevo io che c'è da stare, insomma, quello. E vabbè, andiamo pure. Vai, vai, ci sto arrivando anch'io, non ti preoccupare. E siamo arrivati. Ok, una... Che cosa ci fai ancora là? T'ho detto di starmi dietro. È una prova di abilità? Ma ti sfondo il culo, ti sto dietro, va là che ti spacco in quattro parti. Porca miseria, mi sono spaccato le cosce. Devo andare di qua, ok. Io però lo immaginavo che andava a finire così una gara a tempo, proprio non mi ci voleva. Ma guardate questa gente, c'è, ma toglietevi dai marroni, stai sempre sulle palle. Perso gente come voi. Non intendevo nuocere, miserica. Adesso dove cazzo andiamo qua? Dove cazzo devo andare per prenderlo? Sto robo qua, insomma, mi tocca selezionare un casino adesso. Vai, vai. Già che ce la fai, mamma mia, mi toccherà imparare la strada a memoria. Ok, quanto 30 metri dovrebbe essere di qua. Udite, udite! Dovevi farcela, certo che se si blocca. Ragazzi, cosa devo fare? Si è bloccato. Non certo colpa mia, insomma. Ecco. Miseria. Siamo arrivati. Francesco De Pazzi sta incontrando delle persone in quella chiesa. Come ci arrivo? Ci sono delle catacombe nel sottosuolo della città. Ti porteranno in un punto dove potrai udire tutto ciò che viene detto. Afferra quella maniglia di pietra,
Girala e spingila in basso. Grazie di tutto l'aiuto, Volpe. Buona fortuna. Oh, che bella coscia. Quindi devo afferrare la manigliola e girarla verso il basso. Va bene, insomma, sì. Aspettate un attimo che ci arrivo, eh. Non è che qui c'è qualcosa, è un posto così bello. Non c'è un cazzo di niente. Ok. Allora, la manigliola e tirarla verso il basso. Ok. Ovviamente sarà di sopra. Sì, non l'ho visto perché stavo facendo altro. Che bello. Però dovrebbe essere questo da qualche parte qui. Questa manigliola. Manigliola. Ah, è qua la manigliola. Oh, ma c'è qualcosa. Per tiro, ok. Era quella, insomma, ha fatto bene. Oh. Bello. Nessuno ha visto, può fare. Oh, ma dove siamo? Accidenti. Allora, infiltrati nelle catacombe di Santa Maria Novella per spiare l'incontro dei Templari. Moschaloscia Deu. E adesso lo aspetti un attimo, fa vedere se c'è qualcosa, non si vede un cazzo, non si vede. Attenzione, se vabbè, sono molto scoperto, insomma. Salve. Lei cosa mi fa? Una cosa seria, insomma. Bene, vediamo se c'è qualcos'altro. Non mi sembra, quindi andiamo. Saliziona, va. Non mi devo far scoprirole, eh. Fatti vedere se c'è qualcosa, non si sa mai. Beh, effettivamente c'è qualcosa, una torcia, non è che c'è tanto, però insomma sì. Ok. Ma stavo pensando se non ci fosse enigmi o qualcosa del genere. Ok. Ah, interessante. Trovo un passaggio attraverso il pozzo della scala crollata. Ma siamo ai facilosso. Ah, qui devo fare così. No, così. Allora, c'era un modo per... Ma che cazzo, però. Masacazzo cattura. Ok, vai. Vai, bravissimo. E adesso facciamo queste cose qui. Sciaboia. Ma insomma sì. Ma sono stato bravo. Poi scopro che sono tornato al punto di partenza e ho fatto una figura da pirla. Vai. Oh, interessante. E quindi facciamo così. Là. E adesso? Facciamo così. Là. E adesso? E adesso mi sento un pirla. Allora, devo andare là? No, col cazzo mi ha risposto. Devo andare qua. Ok, un momento cadevo. Benissimo. È andata. E sembrerebbe che debba andare giù. Così a naso. Mi sono aspirato tutta la tastiera. Non era buona per un cazzo. Allora, vediamo un pochino cosa ci posso fare. Siamo sicuri che devo andare lì? No, perché non vuole fare una figura di merda. Ne faccio tante. Allora, io più o meno a linea d'aria così. Ok, porca vacca. Sì, ma cazzo, aggrappati a sto melone, insomma. Adesso mi tocca anche curarmoli. Eccoci qua, siamo a posto. Per quanto tempo dobbiamo stare qui, Saverio? Fa freddo. Che cosa vuoi, Ilario? Messer Pazzi ci paga bene per sorvegliare l'entrata e i morti non cercheranno di sgozzarci. Dici. Non vedo l'ora di tornare a casa da Elena e dirle quanti soldi abbiamo fatto stasera. Elena. Spero non sia la linea di Troia, perché va a finire male. Vabbè. Interessante. Aspettate un attimo. C'è qualcuno? Cioè, non mi devo far scoprire? Oppure posso andare tranquillo? Facciamo la lama celata, va che è meglio. La lama celata. Certo che se me li scrivesse, capirei qualcosina. Ok. Benissimo. Non capisco se effettivamente sono qua o no. Quindi se vado in acqua che succede? Vediamo un po'. C'è qualcosa?
Non sembra esserci niente. Allora, devo andare qua, ma secondo me non è qua, ma è qua sotto. Così a naso, secondo me è nell'acqua. Non lo so, questa vago sentora. Proviamo, magari mi sbaglio, dico una cacata come al solito. Andiamo per andare sotto, immergiti. Però se potessi anche vedere qualcosa, non mi farebbe schifo. Cioè, io mi sono immergionato, però non ho visto un cazzo. Dobbiamo andare di qua, di là. Eh no, non è servito un cazzo di niente immergersi. Fatemi vedere. Ma non può immergersi, ma proprio tanto da farmi vedere sott'acqua cosa c'è. Perché che so che cazzo di sbarba. Andiamo avanti, che è meglio. Vediamo un po', fatemi capire. Tanto sarà facile. Secondo me devo andare qua. Ho visto un po' in giro, ma... ecco, forse qualcosa qui facciamo. Forse, non lo so. Ecco, mi sono già fermato. Ah, si va! A posto. Eccoci qua. Ci abbiamo faccionato. Salve, come mi dispiace... Si è fatto male? Mi dispiace tanto. Allora, io proseguirei di qua. Così a nasolo, Laggiù! Non così in fretta. Dannato! Lo stiamo perdendo! Stiamo perdendo, che cazzo è un'operazione chirurgica? Mi scusi, scende un attimo, va, che se no non la prendo. Ma lei è molto bravo a saltare, sa? Ecco, bravo anche a morire fra poco, Si è fatto male? Che cazzo però, Ok, andiamo avanti. Oh, cazzo. Oh, porca vacca. Salve, interagisci. E quindi... per la miseria, non ha fatto rumore per un cazzo. Oh, ma c'è uno scrigno. Ok, forse ho capito. Ah, non ho capito un cazzo. Cioè, ho capito che non ho capito un cazzo. Beh, quella è una cosa molto positiva, insomma. Capire che non si capisce un cazzo è una cosa buona. Andiamo a vedere sto scrigno. Spero ci sia tanta bella roba, perché c'è uno scrigno qua, come minimo. Aria segreta. Cioè, poi hai fatto un segreto? Mi hai dato un cazzo, però. Sarà anche un'aria segreta, però porca miseria. Dammi qualcosa. Cos'è la quadratura messa così? Scusi. Allora, abbiamo detto che dobbiamo andarci qui. Scendiamo piano, Andiamo piano, Devo capire come cazzo arrivare lassù. Qua su. Qui se cado vi faccio un male cano. Non ho capito bene. Io qua non ci posso arrivare. Beh, volendo sì. Se fai il bravo ragazzo, esatto. L'ha fatto. Cioè, è un po' difficile, però insomma. Nulla è impossibile. Vai, grazie. Cosa c'è qua? Il coso della corda del corso. E se andassi... ah, ma a parte che qua non ho guardato cosa c'era. E se fosse qualcosa? E se fosse un cazzo? Ok, andiamo qua. Scusi, signore, grazie, molto gentile. Perfetto. E adesso non ho capito un cazzo di dove andare. Penso e credo qua. Ok, ce l'abbiamo fatta. E adesso interagiamolo. Ma interagiamolo tutto, insomma, sì. E vediamo che succede. Ok, anche questa è fatta. Si è aperto la porta. Diavolo, la porta. Resta di guardia mentre vado a controllare. E la dovrebbe essere un lavoro semplice. Semplicissimo. Io te l'ho detto, non dovevamo venire. Se sento qualche rumore, corro all'altro posto di guardia e che Dio mi aiuti. Ah, beh, mi sembra giusto. Qui c'è anche un altro. Beh, quella è la classica porta pazienza, no? Insomma, la conosciamo tutti, no? Com'è? Eccoci qua. E siamo andati. Devo andare giù di sotto, credo, Credolo. Sì, devo già... potrei fare la massata di quelli dall'alto, però non lo so se viene fuori una cacata o una bella figata. Ah, beh, mi fa piacere. Ha un viso fantastico. Eccolo! Maledizione, porca vacca, fermatelo! Volevo fare l'attacco. Ma scema, vuoi tirare fuori questa cazzo di lama? Ok. Oh, si è fatto male? Oh, quanto mi dispiace. Ci è rimasto un po' feso, insomma. Ecco, vedete, sta lama celata che, insomma, come te forte, veloce. Scusi, lei potrebbe cadere in acqua, gentilmente, niente di personale. Ecco, qua siamo a posto. Vediamo se sti qui sono pagati un po' meglio, perché sono andati qui sotto. Sono tutti pagati una miseria. Io non lavorerei neanche, insomma, sì. Cosa c'è qua? Saverio, adesso torno insieme agli altri! Sì. Quindi devo correre? A quanto pare, sì. Credo di avercela fatta. E non mi fa correre.
Ah, incredibile. Devo trovare una via d'uscita. Prima che mi uccida. Dici? Beh, io potrei far così e poi far... Ah, il coltello mi fai lanciare. Trovare una via d'uscita prima che lo uccida. Oh. Ma insomma, devo corrigli dietro? Che brutta cosa. Vai. Se poi si è veloce, eh. Cazzo, fai 1000 metri questo. Vai. Ho fatto una figura di merda. E quindi andremo di qua a fare un'altra figura di merda. Porca miseria, dove cazzo è andato a finire sto cristiano qui? Eccoci qua. Vai. Devo trovare una via d'uscita. Prima. E che palle. Prima che mi uccida. Oh, ma insomma, sei una bella palla, lo sì, sai. Sì. Credo di avercela fatta. Ma porca troia, mi sono cacato in mano. E devo trovare una via d'uscita. Prima che mi uccida. Vai. Lasciami in pace. Vai. Accidenti a me. Ci ho preso un colpo. Certo che è una bella palla questa, eh. Mi sta facendo fare il giro dell'isolato qui del... Cioè, mi ho sbagliato, scusate. Eccolo. Ma adesso mi chiedo anche questa. Dai, che l'ho raggiunto. Accidenti. Dai, accidenti. Uccidete l'assassino. Uccidete sto cazzo. Ma come cazzo ha fatto? Va bene, dai ragazzi, ci fermiamo qua, se no faccio un video troppo lungo. E quindi, come al solito, vi invito a lasciare un like, un commento se vi piace la serie. E fammi sapere cosa ne pensate. E per adesso vi do solo da Shiva. Ciao.